A Lione si presenta la nuova squadra italiana dell'Alfa Romeo con la famosa P2, guidata da uno dei più grandi assi di tutti i tempi, Antonio Ascari. Il pilota del numero 19 è Enzo Ferrari, mentre Bordino è di nuovo su una Fiat. Come era previsto, passa al comando una Sunbeam. Sono le vetture più veloci. Segrave è al volante del numero 1. Le Sunbeam cominciano improvvisamente a cedere e passa al comando prima Bordino e poi Ascari sull'Alfa. Per uomini e motori lo sforzo è terribile. Sono 800 km ad una media di 110 km orari. 7 ore senza un minuto di riposo. La gara è quasi al termine, quando un'automobile verde passa in testa. È Billy Guinness, secondo distanziato e Segrave alla testa del gruppo. Ma le Sunbeam non hanno fortuna. Le Guinness perde il battistrada di una gomma e Segrave deve sbrogliarsela con un magnete difettoso. Ascari passa di nuovo in testa. Poi, proprio agli ultimi giri, la sua vettura non riesce più a ripartire dopo una sosta ai box e il suo compagno di squadra, Campari, vince la corsa su un'altra Alfa. Giuseppe Campari non disprezza l'alcol come Segrave. La Germania è presente in Sicilia con una squadra di Mercedes sovralimentate e fa il suo ritorno alle corse con il dottor Ferdinand Porsche in qualità di ingegnere capo. Dovranno battersi con molte squadre e con una massiccia ispano-suiza privata. Le corse si possono anche perdere ai box. Fa parte della squadra delle Mercedes un certo Neusbauer, che spera di conquistare la fama alle corse. Non riuscirà a fare più di un quindicesimo in questa corsa, ma diventerà il più famoso allenatore del mondo. La corsa è vinta da Werner su una Mercedes, ma i tedeschi non sono invitati al Grand Prix de France. Nel Gran Premio d'Italia, Ascari e la squadra dell'Alfa conquistano il primo, secondo, terzo e quarto posto.